Sbarazzati delle false idee che hai del padre. Oggi continuiamo ad approfondire altri aspetti del libro Il cuore del padre. Dio mi ha dimenticato. Non sono abbastanza bravo. Sono solo. Nessuno dei miei sogni è realizzabile. Sono un fallito. Hai mai avuto questi pensieri? Purtroppo ci vengono in mente troppo spesso. Ci sopraffanno fino a farci perdere l'equilibrio e farci dimenticare chi è veramente nostro padre. A volte questi pensieri distruttivi vengono da noi, altre volte provengono dal nemico delle nostre anime. Ma Gesù, che è la via da seguire, ti mostra che l'atteggiamento migliore da adottare nei confronti di colui che si chiama il padre della menzogna è guardare a Dio. Non parlerò più molto con voi, perché il dominatore di questo mondo sta arrivando. Non ha potere su di me. Giovanni 14:30. Non cercare di sconfiggere il diavolo da solo. Gesù lo ha già fatto. Ma come Gesù? Credi che l'amore di tuo padre ti farà uscire dal deserto. Lui è colui che detiene il tuo essere e che pur sapendo tutto di te ti ama con tutto il suo amore. Il nemico ha solo il potere che gli dai. Oggi lascia che tuo padre rinnovi i tuoi pensieri. Ripetilo a te stesso e a colui che vorrebbe che Dio ti mentisse. È finita. Non ci credo più a questa menzogna. Tutto ciò di cui hai bisogno è in Dio. Non cercarlo da nessun'altra parte. Sei suo figlio. Il nemico ha solo il potere che gli dai. Grazie di esistere. Eric Selerie.